Perfetto, è il momento di provare proprio questo Courseplay, questa mod fantastica. Abbiamo selezionato il percorso, diciamo usa percorso. Ragazzi, io ho le mani in alto, anzi mi sto grattando i capelli in questo istante, ma il trattore, il nostro bellissimo e assolutamente prorompente T6, prende largo verso la zona di lavoro. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Stream 13 e bentornati alla nostra avventura su Farming Simulator 15. Ragazzi, siamo prontissimi a riprendere da dove abbiamo lasciato questa nostra fantastica avventura su questo altrettanto bellissimo simulatore agreste. Allora ragazzi, io direi di fare un po' il punto della situazione prima di riprendere e possiamo notare che abbiamo 12.650 dollaroni da poter spendere, non tantissimi, e 37.435 litri circa di mais. Dunque, ragazzi, diamo un'occhiata anche al mais, qual è il miglior compratore, il magazzino 333. Allora, attenzione anche per quanto riguarda questa nuova introduzione. Abbiamo visto che ci sono anche i prezzi dei vari elementi, le uova, il carburante, quindi il gioco è stato aggiornato sull'onda di essere più preciso. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, qua stiamo parlando col contadino di Baltimora. Quindi mettiamo a posto le falciatrici, ricorderete dall'ultimo gameplay che abbiamo fatto diversi acquisti, non le falciatrici, ma abbiamo falciato il campo 20 di nostra proprietà, assieme al 16 e al 10 se non sbaglio esattamente, che sono stati coltivati ma vanno ripiantati, assolutamente ricoltivati appunto. Non mangiamoci le parole, Strenus Life. E cosa facciamo ragazzi? Prendiamo il nostro bellissimo T6, il grande T6 che sempre ci ha accompagnato. Io direi di dargli una bella lavata perché stiamo ripartendo la nostra avventura, se siete d'accordo. Mi raccomando ragazzi, supportiamo questa grande avventura fatta assieme. Gli diamo una pulita, stavo dicendo, con la nostra idropulitrice. Poi faremo un bel carico di logicamente gasolio e ragazzi direi di non perderci troppo appunto in chiacchiere. Metteremo a posto quindi il nostro bellissimo T6, lo stiamo pulendo adesso, poi collegheremo il nostro bellissimo cassone da carico, sbagliato in realtà, il nostro rimorchio per portare il mais a vendere, e dopo aver fatto questo ci ribecchiamo perché dobbiamo fare il punto sulla situazione. Quindi adesso lo finiamo di pulire, carburante e mais. Perfetto ragazzi, guardate quant'è lucente il nostro bellissimo T6, agganciamo subito il nostro bel rimorchio. Anche questo è veramente stato un ottimo acquisto per la Strenus Corporation perché permette di trasportare, se non erro, 32.000 litri di qualsivoglia prodotto agricolo. Facciamo il pieno ragazzi, facciamo il pieno e torniamo sempre all'argomento che dicevo precedentemente. Adesso possiamo sapere istantaneamente quanto costerà il pieno. Guardate bene, in alto a destra dove c'è scritto il prezzo, vedete che sta scendendo fin qui, nulla di nuovo, ma adesso vedremo un'icona, dovremo vedere esattamente, vedete ragazzi, meno 100 dollari circa di prezzo carburante, quindi finalmente abbiamo uno sguardo molto preciso su quello che stiamo facendo, però sono passati già quasi 2-3 minuti ragazzi, e non possiamo perderci in chiacchiere, quindi vediamo di caricare tutto il mais che abbiamo nei magazzini della Strenus Corporation per poi andarli a vendere al magazzino. Quindi andiamo avanti, procediamo a gamba tesa, e il futuro sarà sempre radioso, come mi piaceva dire. Molto bene, stiamo arrivando adesso al magazzino ragazzi, abbiamo bisogno di questo cash, abbiamo bisogno di nuovi introiti proprio per la nostra grandissima azienda, anche perché 12.000 euro per fare qualsivoglia giornata lavorativa non sono il massimo, quindi anche quando abbiamo mollato l'avventura abbiamo fatto bene a lasciare diciamo questo carico da parte. Vediamo circa sempre quanto abbiamo fatto, 10.636, se appunto non ho letto male. Allora ragazzi, io adesso mi preparerei per i lavori della giornata, dobbiamo stare prontissimi e carichi e non possiamo certamente perderci in stupidaggini. Quindi andiamo subito a rimettere a posto il nostro veicolo e ci ribecchiamo. Dunque ragazzi, dobbiamo riprendere, e riprendere da dove? Allora prendiamo il nostro bellissimo Ursus e andremo logicamente verso la potente nostra seminatrice ragazzi, la Waderstad 600 circa, se non ricordo male, la nostra bellissima Waderstad. Anche in questo caso daremo una bella pulita, questo sarà un po' il gameplay della rispolverata della nostra bellissima fattoria, e non dobbiamo preoccuparci per questo. Quindi prendiamo un attimo solo sempre la nostra idropulitrice, diamo una spolverata e ragazzi andiamo a piantare. Io direi prima il campo 16, che è il nostro campo di ordinanza, lo conosciamo molto bene. È il campo vicino alla fattoria stessa. Lo coltiveremo a colza, se siete d'accordo. Anzi, farei entrambi i
e i nostri campi di proprietà 10 e 16 proprio con questo prodotto. Il motivo è molto semplice, perché non richiede troppa manutenzione, ragazzi. La paglia l'abbiamo fatta, abbiamo la macchina per fare le imballatrici, ma in questo gameplay, ed è questo che volevo dirvi, vedremo una cosa molto molto importante, ovvero avremo un sistema di automatizzazione che molti di voi conosceranno già, una mod che si chiama CoursePlay. Attraverso questa noi potremo ottimizzare ulteriormente la nostra fattoria di Baltimora, e mi voglio ricollegare a questo anche per quanto concerne quello che avevo detto precedentemente quando sono tornato, che voglio ottimizzare tutte le serie che stiamo facendo, ROM, farming, eccetera eccetera. Quindi però non dobbiamo sempre perderci in chiacchiere, ci ribecchiamo quando è il momento di piantare la colza. Eccoci qua, ragazzi, le ultime manovre, le ultime finezze, e possiamo far partire il nostro bellissimo Ursus pulito. E però mi sono scordato di fare il pieno a questo mezzo, però abbiamo ancora, ragazzi, 80 litri e l'Ursus per fortuna non consuma tanto. Allora, attenzione, possiamo intanto vedere che appunto la nostra seminatrice è prontissima, il seme lo selezioniamo adesso, ecco la colza, ricorderete certamente il fiore giallo che questo prodotto agricolo forma quando è bello maturo. Possiamo assolutamente far partire il nostro bellissimo mezzo. Ragazzi, veramente un gioco fantastico, e sono veramente contento di riprenderlo con voi. E vorrei ricordare sempre che questa serie si è sviluppata grazie a voi, perché non sapevo fare assolutamente nulla. Adesso non è che sia molto bravo, ma sinceramente riesco a muovermi, e appunto grazie ai vostri commenti, ai vostri suggerimenti. Quindi noi continuiamo adesso con la nostra avventura. Cosa abbiamo fatto per ora? Avete visto, abbiamo venduto il mais, abbiamo iniziato a coltivare il primo campo, ma ci prepariamo per l'utilizzo del CoursePlay, quindi importantissimo, ragazzi, adesso dobbiamo stare concentrati perché lo steno non deve sbagliare. Andiamo a utilizzare logicamente questo CoursePlay, ma prima di farlo direi, ragazzi, di dare una spolveratina anche al ranghinatore. Finiamo questo procedimento e ci becchiamo col punto della situazione, l'ottimizzazione CoursePlay. Molto bene, abbiamo pulito il nostro bellissimo T6 che adesso è lucente, e anche il ranghinatore che è splendente. Ragazzi, tasto destro per attivare il CoursePlay. Allora, questa mod, per chi non lo sapesse, in tantissimi più esperti lo sanno già, come accennavo precedentemente, permette di automatizzare i percorsi che andiamo a creare, a fare solitamente nei nostri compiti da contadini pro di Baltimora, e permette appunto, ragazzi, di registrarli. Quindi noi sappiamo che ranghinare il campo 20 è una cosa molto lunga ed è soprattutto una cosa non tanto divertente, ripetitiva. Cosa facciamo? Adesso stiamo facendo, ragazzi, che registreremo questo punto, addirittura ci basterà da questo momento in avanti mettere e attaccare il nostro trattore al ranghinatore e poi farlo partire, e lui, una volta registrato il primo percorso, lo ripeterà all'infinito. Quindi, ragazzi, non so se avete capito, ma è una cosa veramente innovativa per quanto concerne questo gioco, che non vuole togliere divertimento allo stesso, però immaginate il fatto che appunto il nostro grande guadagno per ora derivi dall'insilato, e noi potremo tramite il CoursePlay, diciamo, ottimizzare tutto questo processo, perché manderemo uno pseudo Jonas, in realtà sarà un Jonas proprio familiare, perché ragazzi, quando il computer controlla il nostro mezzo, il nostro trattore, di fatto non paga come l'operaio, non paghi niente, quindi questa cosa non è molto veritiera, ma facciamo finta che sia il familiare Jonas Pro. Ragazzi, non voglio annoiarvi con le mie chiacchiere assurde sul CoursePlay, quindi ci becchiamo assolutamente al campo per vedere il passo 2. Quindi per adesso il nostro mezzo sta registrando la strada per arrivare al luogo di lavoro. Molto bene, stiamo arrivando adesso al posto di lavoro, ragazzi, attenzione, la cosa che dobbiamo fare ora è premere il tasto P, perché il tasto P è il tasto wait, cioè da questo punto il mezzo sa che si deve fermare in ogni caso, si deve fermare perché qui succede un'azione importante, ovvero comincia il lavoro. Quindi possiamo appunto aprire il nostro bellissimo ranghinatore. Ragazzi, ricordo anche che di ranghinatori ce ne sono di più grossi, e anzi in realtà ce n'è uno più grosso ancora, che è enorme, e lo avremo sicuramente perché noi siamo gli Strenus Pro di Baltimora. E adesso cosa facciamo? Incominciamo a fare il solito discorso, cioè il solito lavoro di appunto ranghinare tutta quest'erba, che abbiamo tagliato nell'ultimissimo gameplay, che trovate sempre in descrizione video. Ragazzi, quindi adesso procedo, vedete che si formano tutti questi puntini verdi che rappresentano proprio il percorso del CoursePlay, una volta che poi lo ripeterete non si vedranno più, e dobbiamo appunto finire tutto questo processo. Noi ci ribecchiamo a processo finito, ma ricordatevi che da adesso in poi lo Strenus cliccherà un tasto e tutto questo potrà andare da solo, quindi potete immaginare quanto risparmio avremo. E il CoursePlay si può usare anche, per esempio, per scaricare le vasche del biogas. Quindi ragazzi, immaginate anche tutto il processo di carico e scarico nel biogas. Mentre lui fa questo lavoro, noi ne faremo un altro. Ma non perdiamoci in chiacchiere, la fattoria è tanto grande da mantenere e noi dobbiamo andare avanti.
Molto bene ragazzi, ho appena finito di fare tutto il percorso col Courseplay, il percorso che chiameremo percorso ranghinatore, possiamo chiamarlo come vogliamo, e adesso andiamo a salvare il nostro percorso, ragazzi logicamente lo dobbiamo fermare, a questo punto lui ripeterà, si farà vedere a livello grafico tutto quanto, salviamo col tasto salva e diamo appunto un nome, io lo chiamerei ragazzi, se siete d'accordo, ranghinatore barra carico campo 20, perché ragazzi se ci pensiamo, lo stesso percorso che fa il ranghinatore può essere fatto col cassetto da carico, quindi è veramente molto molto utile e ci tornerà assolutamente utilissimo da questo punto di vista. Benissimo, adesso non ci rimane che testarlo assieme, dato che dobbiamo appunto raccogliere l'erba che abbiamo ranghinato, quindi mettiamo via il ranghinatore e ci ribecchiamo quando è il momento di usare il cassone da carico col Courseplay. Perfetto, è il momento di provare proprio questo Courseplay, questa mod fantastica. Abbiamo selezionato il percorso, diciamo usa percorso. Ragazzi, io ho le mani in alto, anzi mi sto grattando i capelli in questo istante, ma il trattore, il nostro bellissimo e assolutamente prorompente T6, prende largo verso la zona di lavoro. Logicamente ci sono anche tanti altri parametri, ragazzi, che affronteremo assieme di questo Courseplay. Non voglio spacciarmi per l'esperto di Baltimora Life, ma devo dire che è una soluzione veramente innovativa, come avete ben capito. Ma adesso smettiamo di annoiarci, dobbiamo proseguire. Abbiamo terminato, se non erro, vediamo un po' il vecchio Jonas, l'avevamo messo a lavorare. Ragazzi, ha consumato un po' di dollaro cash, ma credo che abbia finito. Attenzione, intanto il T6 è nel traffico, vedete l'indicatore in basso a sinistra che ci afferma proprio questa informazione chiarissima. Stavo dicendo che comunque il nostro bellissimo Ursus ha finito, ragazzi, il campo 20. È tutto coltivato a colza. Intanto direi di sbloccare il T6 dal traffico, ragazzi, niente di problematico, basterà fermare il percorso. Facciamo un attimo la manovra perché il tizio col BMW non omologato si spaccia per appunto un life, ma non lo è. Prendiamo il punto più vicino e facciamo ripartire il percorso. Quindi assolutamente nessun problema. Vi ringrazio già da adesso per avermi consigliato questa mod già ai tempi storici. Ma sapete che Life prima di fare una cosa ci mette il suo tempo. Benissimo ragazzi, stiamo lavorando sodo, vogliamo guadagnare molto e quindi è il momento di procedere. In questo gameplay voglio arrivare ragazzi quasi alla tecnologia per le mucche. Abbiamo comprato il mezzo più costoso, quello rosso vi ricorderete, per fare l'impasto per le mucche, ma ci serve ancora un ingrediente, il fieno, per ottenere il 100% e anche l'insilato. Però una cosa alla volta, adesso siamo arrivati al campo 10. Al campo 10 ragazzi, che è veramente molto molto grande. Dobbiamo far cominciare il Jonas a lavorare. In questo caso ragazzi, come notate, potrei usare il Courseplay, però non lo userò per un motivo molto ovvio. Io voglio giocare ragazzi giochi, diciamo questi giochi simulatori, vorrei usare nel modo più realistico possibile, per quanto poi sia fattibile, scusate chiaramente il gergo da Baltimore Life. Quindi userò sempre il Jonas per coltivare, anche se paghiamo, perché sennò ragazzi si perde un po' il filo del soldo. Poi il Courseplay lo useremo per dei trattamenti che comunque dovremmo fare sempre noi. Non perdiamoci in chiacchiere, mettiamo sempre a coltivazione di colza questo, quando poi parto con la striscia dritta è meglio. E ci ribecchiamo ragazzi al prossimo step, quindi avete ben capito, nel mio miliardo e mezzo di parole, che stiamo lavorando per arrivare alle mucche. Vi ricorderete che vogliamo vedere le mucche, quindi ci serve il fieno. Come fare il fieno? Erba essiccata. Quindi adesso un passo alla volta e ci ribecchiamo. Nel frattempo ragazzi, ecco il primo carico fatto col Courseplay. Dove lo stiamo scaricando? Avrete notato certamente che non è il biogas, è la vasca di scarico di fianco alle mucche, a quello che sarà poi il recinto delle mucche. È molto importante questa cosa, perché scaricando qui ragazzi il nostro contenuto di erba, riusciremo poi a fare l'insilato loco, senza dover fare poi diversi giri per riuscire appunto a portarlo alle mucche, e sarà molto molto comodo, è una vasca un po' più piccola. Adesso torniamo sempre a lavorare con l'obiettivo di diventare cowboy di Baltimora. Molto bene, logicamente ho scaricato giusto il 10% di quello che serviva per attivare la fermentazione nella vasca delle mucche, delle future mucche, e quindi quel tipo di lavoro è fatto. Dobbiamo aspettare logicamente la formazione dell'insilato, ma siamo a un buonissimo punto, non dobbiamo assolutamente temere nulla ragazzi, il nostro T6 è arrogante più che mai. Adesso cosa ci serve? Dobbiamo assolutamente andare a nutrire anche le pecore, perché i più attenti avranno notato dal tab iniziale che appunto non abbiamo questa possibilità, nel senso che le pecore non sono state nutrite. Durante la patch hanno cancellato l'ultimo carico di erba che abbiamo fatto alla loro vasca e ragazzi dobbiamo rifocillarle un pochino. Quindi ci ribecchiamo proprio alle pecore dando loro un po' di buonissima erba fresca.
Perfetto ragazzi, sono le 9:24 di una giornata splendida lavorativa, stiamo arrivando alle nostre 30 pecore, perché Strenus, prima di essere un contadino pro e cowboy pro, è sempre stato un pecoraio di Baltimora. Attenzione ragazzi, direi di mettere giù un pochino di erba, vediamo, attenzione, senza spaccare il recinto, benissimo. Facciamo un bel carico alle nostre pecore, perché se no ragazzi sono completamente inutili, sapete che le pecore hanno produttività zero senza cibo, come tutti gli animali. Adesso chiaramente abbiamo velocità di tempo di gioco 1, l'ho messa apposta così lenta perché volevo sfruttare al massimo la giornata lavorativa senza grosse spese. Questo è un trucchetto che potete usare anche voi, non è nulla di illecito, anzi. Ma siamo giunti al momento di aver finito tutto quanto, ragazzi, la raccolta dell'erba. Abbiamo avviato il processo dell'insilato in tutte e due le zone, quindi nella zona delle mucche e, come avete visto adesso, nella zona del vascone del biogas. E soprattutto abbiamo finito nel senso verticale, il Jonas ha finito nel senso verticale, di coltivare il campo 10. Adesso però, ragazzi, dobbiamo ricordarci, intanto mostriamo le luci del nostro Ursus aggressivo pro nell'anima. Stavo dicendo appunto, ragazzi, che dobbiamo finire però la coltivazione trasversale del campo 10, ricorderete che è molto molto grande. Dobbiamo pensare, ragazzi, anche se ci conviene comprare qualche altro campicello, ma state tranquilli, perché so cosa staranno pensando in tanti. Ah, ma Strenus, te giochi giochi, però sei sempre a 18.000 euro, 20.000 euro, non fai mai il big money. Beh, ragazzi, in realtà non è vero, perché stiamo migliorando sempre più e tra poco, quando avremo anche la tecnologia delle mucche, con una spesa di investimento iniziale riusciremo a fare un buon profitto. Abbiamo avviato quindi anche il nostro Jonas con l'Ursus, ragazzi, veramente un gameplay attivo e non si può dire che questo gioco non faccia muovere assolutamente gli occhi live. Andiamo a vendere l'ultimo contenuto di questo carico d'erba, ragazzi, non so assolutamente cosa farci. E direi anche di velocizzare un pochino il tempo di gioco, perfetto. Allora ragazzi, andiamo quindi a vendere nel nostro bellissimo magazzino privato, in realtà deposito di materie prime, quest'erba. Non ci faremo sicuramente tantissimo, ma se anche facciamo 2000 euro, perché buttarli via? E poi ci ribecchiamo quando è il momento di fare il fieno. Tante novità in questo gameplay, il curse play per primo, intanto non riesco a fare le manovre perché ho perso, mamma mia Strenus, ragazzi, mentre parlo non riesco assolutamente a fare le manovre live, ma mentre Strenus si schianta e forse alla sesta volta riesce a fare manovra, volevo dirvi che abbiamo visto il curse play e anche vedremo il fieno, questo prodotto veramente necessario se vogliamo poi intraprendere l'avventura dei cowboy life. Eccoci qua ragazzi, il processo per fare il fieno è veramente molto semplice, basterà accendere le nostre lame e ricordiamoci che abbiamo già la massima potenza di taglio esistente in questo bellissimo game, perché siamo la Strenus Corporation, mica quattro fantocci appesi ai birocci, scusate chiaramente sempre lo slang life, ma procediamo in avanti e quindi falciamo tutta l'erba possibile. Ragazzi, in realtà tutta l'erba possibile non vale la pena, cercheremo di falciare giusto l'aiuola, come si suol dire, attorno alla fattoria dello Strenus life, quindi falceremo avanti e indietro questa zona per poi cosa fare? La ranghiniamo per comodità e poi ragazzi usiamo il voltafieno, mai visto, l'abbiamo comprato nell'ultimo gameplay e non l'ho ancora usato dall'estate, è il momento di utilizzarlo assieme. Perfetto ragazzi, sto pulendo l'Ursus non a caso nel frattempo che stiamo facendo il fieno, perché non dobbiamo dimenticarci di un processo importantissimo, l'irrorazione. Ragazzi, l'irrorazione l'abbiamo già vista tante volte, mentre continuo a pulire il mio bellissimo Ursus rosso fuoco ferrarino. L'irrorazione, ragazzi, si fa, ricorderete, con quella macchina gialla che vediamo là dietro verso sinistra. L'irrorazione è importante perché aumenta la produzione dei campi, l'abbiamo già vista tante volte, adesso comunque la facciamo assieme. Molto bene, una ricarica veloce ed eccoci già sul campo, perfettamente ragazzi, siamo prontissimi a irrorare questo campo, sempre un lavoro per il Jonas, e questo campo di colza produrrà veramente tanto. Dobbiamo però, ragazzi, evitare di fare un errore grossolano a proposito dei campi, ovvero raccoglierli quando non sono in fase di maturazione abbastanza avanzata, perché sennò non produrranno abbastanza anche se li abbiamo irrorati. Allora, attenzione però, perché abbiamo preso il voltafieno, signori, abbiamo preso il voltafieno con il T6. Allora, vediamo, dobbiamo assolutamente dispiegare questa macchina da guerra, eccola qua ragazzi, attenzione, veramente molto molto bello il voltafieno, ok, una macchina infernale, assomiglia vagamente al ranghinatore, ma è molto più stretto. E una volta appoggiato, vediamo subito qual è la sua funzione, che avrete certamente intuito. Ho sbagliato prima a dirvi che avremmo usato il ranghinatore, appunto. Il ranghinatore lo usiamo alla fine, prima di utilizzare la raccogliballe. Ragazzi, spero di non essere stato troppo invasivo a livello di parole, ma sono veramente incattivito. Da quando sono tornato all'opera su YouTube, spero non vi dia fastidio la mia parlantina live. Però possiamo procedere, vediamo subito questo processo, mai visto. E notiamo il fieno, la differenza tra fieno e erba, proprio dalla colorazione chiara dello stesso.
Allora finiamo questo processo dove abbiamo tagliato l'erba, ranghiniamo e poi macchina per le balle di filo tonde, che non vedo l'ora di vendere, ragazzi, perché ricorderete anche questa cosa, sono scomodissime perché ti devi fermare. Eccoci qua col ranghinatore, ragazzi, sbuchiamo come lupi famelici dalla foresta del life. Adesso non ci rimane che fare una fila unica da tutta questa zona un po' confusionaria per riuscire a velocizzare proprio il processo di raccolta dello stesso. Non rimane altro che proseguire con questo bellissimo mezzo, con questo bellissimo ranghinatore della Pottinger e poi passare con la raccogliballe. Senza perderci un secondo, guardate come andiamo in fretta e veloci, ragazzi, eccoci qui con la raccogliballe tonda, assolutamente infernale dal rumore, ma guardate intanto gli interni anche del T6. Ragazzi, io non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che dall'ultima patch abbiano addirittura aggiunto qualche specchietto retrovisore in più, poi forse dico una cavolata gigante. Comunque, adesso andiamo avanti, raccogliamo tutto il raccoglibile e alla prima balla di fieno dobbiamo fermarci. Tasto O, ragazzi, per scaricare. Eccolo qua. Benissimo, colore della balla, logicamente un po' più scuro, un verdognolo, perché è fatta di fieno. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare, ragazzi, le mucche. Abbiamo la macchina, abbiamo il fieno, abbiamo la paglia e adesso ci manca semplicemente l'insilato, che è questione di tempo, lo vedremo nel prossimo gameplay senza problemi. Adesso non rimane che raccogliere queste ultime strisce e attenzione, non mi riferisco alle droghe di Baltimora Pro, e poi tornare alla fattoria per caricare già la macchina delle mucche, ovvero non la macchina che fa le mucche, ma la macchina che nutrirà le nostre prosperose mucche di Baltimora. Eccoci qua, perfetto ragazzi, attenzione, salto imperiale dello Strenus col suo bellissimo, anche un po' al limite del concepibile, e del nostro bellissimo Ursus, perfetto, poi mi vado a incagliare contro il giardino, il campetto delle nostre bellissime galline, ma qual è il senso, ragazzi? Non ha molto senso questa mia affermazione, ma il fatto che andiamo a ricaricare la nostra irrotatrice ha molto senso, perché abbiamo finito il campo 16, faremo la stessa cosa per il 10, non c'è bisogno di soffermarci su questo particolare, andiamo invece a vedere cosa fa il nostro T6, ovvero carichiamo e scarichiamo la macchina per la tecnologia alimentare. Dunque, ragazzi, io direi di acquistare la forca per rotoballe, perché potrebbe tornarci proprio utile, dato che abbiamo le rotoballe, per metterle all'interno della macchina, la macchina di tecnologia alimentare, quindi per il macchinario che fa il mangime delle mucche. Adesso vediamo di acquistare sia quelle, diciamo, normali, queste qua da 600 euro, sia invece quelle per rotoballe. Vediamo qual è la più comoda. Dunque, ragazzi, sto guardando adesso che non è molto comodo questa... forse, ragazzi, è meglio spingerle giù queste... Non volevo ribaltare le colonne di paglia, ma la situazione è veramente al top, è veramente critica, e infatti critica, ragazzi. Proviamo a usare le altre pinze. Molto bene, altre pinze prontissime, vediamo subito, lo Strenus si avvicina con cura, attention, allora, attenzione, no, fuck! E invece sì. Allora, ragazzi, niente, volevo evitare di buttare giù tutto quanto, ma in realtà lo Strenus è uno speronatore life, quindi lasciamo stare, cerchiamo di prenderne una, perché dobbiamo metterle nella nostra macchina alimentare, la nostra macchina proprio per la tecnologia alimentare. Ragazzi, finalmente sto riuscendo a riversare una balla di paglia nel malo modo possibile, che ho spaccato probabilmente anche la macchina della tecnologia alimentare, ma siamo riusciti a mettere sia una balla di fieno sia una appunto di paglia all'interno della nostra macchinetta. Non rimane altro, ragazzi, che portare la macchinetta più o meno in loco, cioè in loco intendo nella posizione dove ci sono le mucche, dove ci saranno le nostre mucche, e attendere il completamento, intanto ragazzi metto un po' a posto tutti gli attrezzi, il completamento della fermentazione dell'insilato. Ed eccoci qua, ragazzi, interni in pelle di giaguaro per la nostra macchinetta tecnologia alimentare, che può assolutamente andare, non a quello che state pensando, ma alla zona delle mucche, perfetto. A questo punto finiamo di irrorare anche il campo 10, sapete perfettamente come funziona, intanto notiamo che le prime piantine di colza che vengono su, e io direi che finito questo processo possiamo ritrovarci tutti alla fattoria per fare il punto della situazione. Intanto riprendo logicamente col mio carrettino life dalla proboscide avanzata. Già che ci siamo, ci compriamo anche altre 5 galline, arriveremo così, ragazzi, a avere 30 galline, che non fanno mai male. Abbiamo così 30 pecore e 30 galline, una piccola chicca, e nel gameplay prossimo sicuramente le mucche ci ribecchiamo, come dicevo pochi innanzi, questa piccola notizia non c'entrava molto, ma volevo informarvi dell'acquisto delle galline, se non mi dite dove cavolo le hai prese, ma va bene così. Adesso torniamo alla fattoria perché abbiamo finito di irrorare, come dicevo pochi innanzi.
Ed eccoci qui, finalmente abbiamo finito la nostra giornata lunghissima di lavoro, posso pulire gli ultimi attrezzi usati, ricordiamoci anche di fare benzina all'Ursus se sarà necessario, siamo a quota 13.800 circa euro, 832 se non leggo male, ormai sono mezzo cieco ma va benissimo lo stesso. Ragazzi, io spero veramente che questo gameplay vi sia piaciuto, che appunto la nostra avventura vi coinvolga, se avete delle idee su nuovi acquisti, su consigli, ragazzi io vi ripeto, questa serie l'avete fatta voi, se guardate il primo gameplay fa abbastanza scagareggio, non facevamo niente, non sapevamo cosa facevamo e adesso ci ritroviamo con un'idropompa in mano a pulire grandi macchinari di ingegneria agricola. Quindi io vi ringrazio ancora tutti quanti, un salutone da Strenus, direi che posso mettere a posto tutti quanti i nostri bellissimi attrezzi, gli ultimi attrezzi che rimangono, rimane se non sbaglio solamente l'Ursus, e ci ribecchiamo alla prossima puntatona ragazzi. E sotto questo bellissimo cielo, io vi saluto ancora. Ciao a tutti ragazzi. Ciao! In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!